Energica ha sempre anticipato tendenze e tecnologie, e questo è il suo DNA. È il vantaggio competitivo che maggiormente ci caratterizza nei confronti della concorrenza. Energica esiste da 10 anni e in questi 10 anni ha acquisito un mindset che ci permette di essere sempre all'avanguardia della tecnologia e un passo avanti rispetto alla concorrenza. Ad oggi Energica conta oltre 90 dealer in tutto il mondo, un numero inevitabilmente destinato a crescere, anche grazie al floor plan che è stato organizzato e gestito sul mercato americano, uno tra i più pronti in questo momento storico. Il cliente americano apprezza molto la tecnologia futuristica di Energica. L'incremento dei dealer in programma nel breve e medio termine darà la possibilità di provare l'esperienza Energica a quante più persone possibili. Il mercato sta capendo sempre di più il valore della guida elettrica, non soltanto negli Stati Uniti d'Europa, ma anche in Asia. In questo momento abbiamo importatori nella maggior parte dei paesi dell'area asiatica e un importatore con uno showroom esclusivo a Taiwan. Il nostro focus è al 100% sul cliente, vogliamo fargli provare le emozioni che solo l'elettrico può dare. In quest'ottica abbiamo organizzato la nostra prima Energica Week, il raduno esclusivo dei nostri dealer e clienti. La nostra community europea ha avuto la possibilità di vivere un weekend adrenalinico sul circuito di Misano, che si è concluso con un giro di pista insieme con il campione del mondo di MotoE 2021. La community americana è molto attiva ed è stata protagonista di una bellissima parata ad Austin insieme a Orlando Bloom. Spesso siamo portati a mettere sullo stesso piano una moto endotermica e una moto elettrica, ma non è così. L'unico paragone possibile con le moto endotermiche è quello sul design. Disegniamo le nostre moto per piacere, devono essere belle oltre che tecnologiche. Siamo italiani e dobbiamo mostrarlo sin dalla prima occhiata. Le forme, le livree devono mostrare stile e sportività. Essere italiani significa essere alla costante ricerca della qualità. Basta osservare questa sella, basta osservare questo faro per percepire il piacere tattile, non solo visivo, della qualità e del design di questi prodotti. La verniciatura poi fa il resto. Gloss, matte, metallizzati sono in perfetta sintonia con il design e la qualità delle moto Energica. Le emozioni della guida elettrica ad alta velocità sono diverse, nuove, accelerazione istantanea, niente frizione, niente cambio, coppia e potenza sempre pronte, smooth and unbelievably swift. Guidare un'Energica vuol dire guidare la moto elettrica più avanzata sul mercato, una moto che si evolve continuamente. Il mondo endotermico è già stato largamente esplorato, l'elettrico no. Cresce anno dopo anno, migliorando l'esperienza di guida. Oggi abbiamo la moto con la più lunga autonomia, il tempo di ricarica più veloce, maggior coppia e potenza. Niente ci si avvicina e domani sarà anche meglio. Adesso andiamo ad approfondire gli ulteriori step evolutivi. La tecnologia è il mezzo con cui l'essere umano riesce a superare i propri limiti. Fin dalla nascita di Energica, la velocità e la tecnologia sono stati i nostri principali target. Abbiamo investito subito nel mondo del racing, sebbene 10 anni fa fosse qualcosa di veramente ridotto, ma questo ci ha permesso di fare un'esperienza incredibile, di avvicinarci appunto al mondo dell'elettrico venendo da un mondo diverso e fare nostra quell'esperienza sullo sviluppo di un veicolo completamente elettrico, che per noi a quei tempi era qualcosa di totalmente estraneo. Negli ultimi 3 anni abbiamo sviluppato un know-how incredibile, non solo grazie al campionato MotoE, in cui abbiamo potuto sperimentare e provare diverse soluzioni in un tempo ridottissimo, in un environment veramente agguerrito. Questo ci ha permesso innanzitutto di portare sui nostri veicoli stradali la tecnologia che abbiamo testato in pochissimo tempo sui campi di gara. Primo fra tutti la batteria, la nuova batteria da 21,5 kWh che si può ricaricare fino al 100% in meno di un'ora è direttamente derivata da quella sviluppata per MotoE. Nell'ultimo anno abbiamo introdotto il nuovo motore MCE, in cui abbiamo portato un'innovazione tale che ci ha permesso di ridurre il peso di circa 10 kg. È stato sviluppato in meno di 6 mesi, infatti lo stesso motore era previsto per il 2022. Poi per diverso shortage di materiale e per un interesse nostro nell'anticipare questa tecnologia che ci garantiva un vantaggio tecnologico ancora maggiore, abbiamo deciso di introdurlo quest'anno. Oggi abbiamo le competenze e le forze interne per allargare il nostro ambito di sviluppo. Infatti recentemente con la partnership con Dell'Orto
e poi rinnova. Abbiamo sviluppato un powertrain dedicato ai veicoli leggeri, possono essere scooter, ciclomotori piuttosto che piccole moto, e anche grazie ad altri progetti finanziati come il CEMP, con cui grazie al nostro partenariato stiamo sviluppando un sistema di riconoscimento di pedoni e veicoli per veicoli leggeri tramite l'utilizzo di telecamere. Queste sinergie ci hanno portato all'idea di creare una vera e propria business unit dedicata a questi progetti. Questa nuova business unit si occuperà di progetti altamente tecnologici grazie all'esperienza maturata all'interno di Energica e soprattutto grazie al nostro reparto interno di R&D. Da un foglio bianco abbiamo creato un veicolo a competizione che è sceso in pista sui più famosi circuiti internazionali. Ma la nostra sfida non finisce qui. Vogliamo scrivere ancora tante pagine di questa bellissima storia. Prima del vantaggio portato dalle competizioni, c'è stato un vantaggio che è stato portato dall'imprinting della famiglia Cevolini. Il padre di Livia Cevolini ha sempre voluto portare qualcosa di suo, e questa cosa qua è stata tramandata a Livia Cevolini, che quando abbiamo iniziato le competizioni lei aveva già una visione più ampia di questo progetto, voleva portare la costruzione delle moto elettriche su larga scala. È stata la prima a crederci e noi l'abbiamo seguita. In effetti ha avuto una visione che noi all'epoca non riuscivamo a capire. All'inizio eravamo in quattro. In quattro abbiamo costruito il primo prototipo da moto da corsa. Adesso siamo quasi in 90, con delle sfide sempre più impegnative da vincere. Nel 2010-2011 abbiamo partecipato al nostro primo campionato di moto elettriche. Questo ci ha permesso di accelerare molto nello sviluppo della moto, perché l'ambiente racing porta proprio a questo, è quello di rimanere al passo coi tempi, di accelerare per vincere. Perché se tu non sei competitivo rimani indietro. Quindi questa cosa che ci ha portato le corse la trasportiamo nella nostra azienda adesso, nella produzione, per rimanere sempre al passo coi tempi dell'elettrico, che è un campo, un ambiente che cresce sempre molto velocemente. Questo è un altro nostro forte imprinting, ovvero la velocità di risposta ai problemi. I test sotto stress sono un punto fondamentale del nostro lavoro, sia in pista che in strada, perché ci permettono di evolverci velocemente. E tutto questo know-how è qui racchiuso tra le mura dell'R&D. Il mio compito in Energica è testare le moto e in effetti la fase del testing è fondamentale. In Energica. Il mio ruolo è quello di stressare al massimo le moto, insomma, che Energica fa. Ho lavorato per anni con motori endotermici e in effetti è da quando sono piccolo, fin dalle mini moto, che sono in pista con motori endotermici. Il primo motore che ho usato era endotermico. Il passaggio all'elettrico è stato a dir poco elettrizzante. Si provano emozioni diverse per il fatto che comunque non senti il rumore del motore, ma si sentono altri rumori. Questi altri rumori sono quelli che il motore endotermico ti coprono. Uno posso dire che è il vento, così forte io non l'avevo mai sentito, e mi viene in mente un altro, è la saponetta che strussa per terra. Oppure il rumore dei freni, io non pensavo che i freni facessero rumore, invece i freni fanno molto rumore. Ho seguito il campionato Moto E fin dall'inizio e la fase in cui abbiamo consegnato le moto ai piloti, ai team, è stata una fase abbastanza, tra virgolette, divertente, perché mi sono ritrovato un po' nei loro panni, come quando ho visto, provato io la prima volta la moto elettrica. Quindi c'è stato subito un po' di scetticismo. Ma la cosa più bella e emozionante è stata alla fine del primo turno, quando tutti sono venuti da me, perché magari da tester così, a chiedere informazioni così, ma avevano gli occhi molto entusiasti di quello che avevano provato e sorpresi di trovare una moto così bilanciata e comunque divertente. Nel mondo racing non puoi permetterti di dare una moto non affidabile e sicura
in mano ai piloti. Questa esperienza che abbiamo fatto nel campo gara ce l'abbiamo portato dietro nella produzione, nelle moto stradali. Quindi affidabilità e sicurezza sono due punti chiave per lo sviluppo delle nostre moto. Per arrivare a questo si fanno molti test specifici, quindi molte ore in sella e molti chilometri. Pensate che in un anno arriviamo anche a 35.000 chilometri di test solo su un modello. Io sono pilota, motociclista come voi, e la prima volta che ho provato una moto elettrica ero veramente scettico, ma ecco, salito, provata, posso dire che non sono più tornato indietro, quindi anzi addirittura sono diventato il tester, quindi è una moto, va forte, ti dà quelle emozioni che ti dà la moto e ti dà quelle emozioni forse in più che non provi con la moto con l'endotermico. Ora le nostre moto attendono il test più importante, il vostro.